Lettura di Matteo, capitolo 17. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e suo fratello Giovanni e li portò su un alto monte in un luogo solitario. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto risplendé come il sole e le sue vesti diventarono brillanti come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Pietro disse dunque a Gesù: Signore, è bello che stiamo qui. Se lo desideri, tirerò su tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Stava ancora parlando, quando ecco che una nube luminosa li coprì con la sua ombra, e una voce dalla nube disse: Questo è mio figlio, il mio amato figlio, che io ho provato. Ascoltatelo. Sentendo questo, i discepoli subito si inginocchiarono con il viso a terra ed ebbero moltissima paura. Quindi Gesù si avvicinò e toccandoli disse: Alzatevi, non abbiate paura. Quando alzarono gli occhi, non videro nessuno se non Gesù. E mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro questo comando: Non parlate a nessuno di questa visione finché il Figlio dell'uomo non sia stato risuscitato dai morti. Comunque i discepoli gli domandarono: Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Lui rispose: Elia verrà davvero e ristabilirà ogni cosa. Eppure io vi dico che Elia è già venuto, ma non l'hanno riconosciuto e hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire in questo modo per mano loro. Allora i discepoli capirono che aveva parlato loro di Giovanni Battista. Quando andarono verso la folla, un uomo gli si avvicinò, si inginocchiò davanti a lui e disse: Signore, abbi misericordia di mio figlio, perché è epilettico e sta molto male. Cade spesso nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. Gesù rispose: Generazione priva di fede e perversa, fino a quando devo rimanere con voi? Fino a quando devo sopportarvi? Portatemelo qui. Quindi Gesù rimproverò il demonio e questo uscì da lui. E in quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono in privato a Gesù e gli chiesero: Perché noi non siamo riusciti a espellerlo? Lui rispose loro: A causa della vostra poca fede. In verità vi dico che se la vostra fede sarà grande quanto un granello di senape, direte a questo monte: Spostati da qui a là, e il monte si sposterà, e nulla vi sarà impossibile. Mentre erano radunati in Galilea, Gesù disse loro: Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno e il terzo giorno sarà risuscitato. I discepoli allora si rattristarono moltissimo. Quando arrivarono a Capernaum, gli uomini che riscuotevano le due dramme di tasse si avvicinarono a Pietro e dissero: Il vostro maestro non paga le due dramme di tasse? Lui rispose: Sì. Comunque, quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e disse: Che ne pensi, Simone? Da chi il re della terra ricevono imposti o tributi? Dai loro figli o dagli estranei? Pietro rispose: Dagli estranei. Allora Gesù gli disse: I figli dunque sono esenti dalle tasse, ma per non scandalizzarli, va al mare, getta un amo e prendi il primo pesce che viene su. Aprendogli la bocca troverai una moneta d'argento. Prendila e dalla loro per me e per te.